Allora, vorrei dare il benvenuto a tutti e aprire ufficialmente il laboratorio dal basso Riscosse 2 Youth Worker, questo è sconosciuto. Youth Worker, che è un po' il tema centrale del laboratorio, in quanto la volontà dell'ente promotore, che è poi Cooperativa EOS, affiancato da partner quali l'Associazione Link di Altamura, Associazione Ambre, Jumpin', Salento Fan Park, e appoggiati dall'ARTI, che poi è un organismo della Regione Puglia, vuole, diciamo, sviluppare le competenze di colui che andrà poi a lavorare con i giovani. Siamo qui per dare il via quindi a questo laboratorio. Il primo incontro è un incontro che è basato, che gira intorno al fumetto. È venuta dall'Inghilterra la docente carinissima Claire Brown, che ci illustrerà un po' quello che andremo a fare e quello che il fumetto può fare per questi giovani. Vorrei passare un po' anche la parola alla referente dell'ARTI, Flavia. Grazie Vincenzo, io sono Flavia Giordano dell'ARTI, Regione Puglia, attraverso il quale è stato possibile realizzare questo laboratorio dal basso, oppure devo usare il termine appoggiare come il verbo, sto scherzando. No, sono molto contenta di essere qui all'inaugurazione di questo laboratorio, che è uno degli ultimi che stiamo realizzando in questa prima tornata di laboratori dal basso. Circa 40 laboratori sono in corso attualmente in Puglia, alcuni stanno per terminare e qualcun altro inaugureremo nei prossimi giorni fino a fine luglio. E che cosa sono i laboratori dal basso, per chi non lo sapesse già? Laboratori dal basso sono dei percorsi di imprenditoria, di percorsi formativi sui temi dell'imprenditoria, realizzati con un approccio bottom-up, che vuol dire i laboratori dal basso non sono organizzati da enti di formazione professionale o da università, ma sono organizzati da persone che nella vita non fanno formazione, ma che invece sono o associazioni o imprese, quindi per mestiere fanno gli imprenditori o comunque attività di come Vincenzo, che lavora nella sua cooperativa e che quindi normalmente si cimentano con altre tematiche rispetto a quella dell'organizzazione di un corso. Quindi per questo Laboratori dal Basso non è un corso nel stretto senso, perché come dicevo, è organizzato da persone che non fanno formazione di mestiere ed è organizzato sulla base di una domanda: che cosa la mia organizzazione vuole imparare per fare un salto di qualità? Nei corsi di formazione normalmente il presidente, chi organizza un corso di formazione decide che dall'alto bisogna diventare tutti quanti, per esempio, webmaster e quindi organizza il corso di webmaster. No, qui c'è un percorso diverso che mi piace raccontare perché nasce tutto da un bisogno di crescita, quindi da un'introspezione innanzitutto di quelli che sono i bisogni di formazione per diventare imprenditori migliori e per fare appunto quel salto di qualità. E quindi il corso è tutto organizzato intorno a questo bisogno, questo per far crescere innanzitutto i proponenti. Laboratori dal basso appunto ha senso, come in questo caso, se il laboratorio è presentato da anche un cluster, cioè da un gruppo di interesse, perché chi propone
forma di fatto già la classe. Poi il laboratorio è anche aperto a tutti, perché è una formula di accessibilità, ed è appunto un principio che abbiamo voluto portare avanti. Però a noi interessa innanzitutto, lo dico anche per chi magari sta scrivendo il bando, chi sta scrivendo il progetto in questi giorni, noi vogliamo vedere nei progetti che ci sia questo percorso di crescita, innanzitutto una crescita personale, imprenditoriale del gruppo che propone. Gruppo che propone, che poi appunto sceglierà i docenti sulla base di quelle che sono le proprie esigenze, sempre rispondendo alla domanda di che cosa ho bisogno per essere un imprenditore migliore. E quindi Vincenzo e gli altri proponenti del laboratorio dal basso hanno scelto i docenti che vi accompagneranno in questo percorso. Non hanno scelto soltanto i docenti, ma hanno scelto anche le modalità di realizzazione di un laboratorio, quindi di fatto è davvero un corso realizzato a mano, non è un corso preconfezionato. In questo caso vedrete l'alternanza di lezioni frontali a lezioni pratiche, anche ludiche, quindi anche questo è il bello di laboratori dal basso, perché hai la possibilità veramente di realizzare il corso che interessa a te, nella modalità in cui interessa a te. Che cosa facciamo noi di Arti? Noi intanto valutiamo, ci potete mandare la vostra manifestazione di interesse, e valutiamo la vostra manifestazione di interesse attraverso questi parametri che vi ho detto, quindi la crescita, la qualità dell'intervento proposto, la qualità dei docenti, e di fatto vi compriamo i docenti e ve li facciamo venire sul territorio, docenti anche da tutto il mondo. Questo laboratorio, tranne un docente che verrà appunto dall'Italia, sono tutti quanti prevalentemente docenti prevalenti dall'estero, che vivono all'estero. Questo perché con Laboratori dal Basso cerchiamo anche di attrarre persone e know-how da fuori, no? Alcuni di voi magari hanno fatto Ritorno al futuro. Con Ritorno al futuro siete andati a studiare fuori. Noi adesso vi chiediamo, con Laboratori dal Basso, di chiamare anche innovazione e sapere sul territorio. Non vi tedierò ancora, vi lascerò la parola a Claire. Vi ricordo soltanto le scadenze del Laboratori dal Basso. Per il bando laboratori avrete tempo fino al 27 di giugno per inviare le vostre candidature, mentre per il bando testimonianze, che sono dei cicchetti di Laboratori dal Basso, quindi mentre Laboratori dal Basso è un percorso più completo, più lungo, con testimonianze potete invitare singoli relatori a parlare in una giornata di un singolo tema, quindi sono anche più brevi, più veloci. La scadenza del bando testimonianze è il 30 luglio. Abbiamo un ultimo bando aperto che si chiama Mentoring, e che abbiamo steso questo fino a fine gennaio. E nel bando Mentoring avrete la possibilità di chiedere, scegliendolo dall'albo dei mentori di Laboratori dal Basso, un imprenditore senior che vi aiuti ad affrontare insieme delle criticità proprie della vostra associazione o della vostra impresa. E quindi noi vi favoriamo questo incontro e favoriamo questo affiancamento. Vi ripeto, per questo bando avete tempo fino a fine gennaio. Cos'altro? La piattaforma www.laboratoridalbasso.it, dove inviare tutte quante le candidature, dove contattare lo staff. Abbiamo un'area contatti, quindi per prenotare appuntamenti anche di coprogettazione, farci domande. E non solo. Io adesso sto parlando con il microfono, so che mi sentite perfettamente, ma sto parlando con il microfono per chi ci segue da casa. Tutti i laboratori dal basso e le testimonianze, tutte le lezioni frontali di Laboratori dal Basso e testimonianze vengono registrate in streaming, quindi questo permette una maggiore accessibilità
per persone che non possono venire a seguirci qui in presenza. Tra l'altro tutto questo girato noi lo conserviamo sul sito di Laboratori dal Basso e voi potrete anche a corso finito riprendere le lezioni, seguire le lezioni. Adesso troverete online per esempio tutti quanti i laboratori, le testimonianze che abbiamo realizzato lo scorso anno, quindi avete 75 laboratori e testimonianze da seguire, quindi avete solo l'imbarazzo della scelta dall'agricoltura, potete anche seguire Riscosse 1 e capire come finiva Riscosse 1 e perché c'è stato un Riscosse 2, no? Quindi un sacco di altre cose. Seguiteci anche sui canali Facebook. Buona lezione, io mi fermerò qui con voi, nel caso poi vogliate farmi qualche domanda rimango qui seduta. Buon lavoro. E buon corso. Forse lo dovremmo andare all'interno. Sì. Puoi verificare un attimo se funziona il microfono per lei? Is it good? Sì, yeah? Funziona. Ok. Oh. Hi. As you heard already, I'm Claire. I'm from the UK. And I'm going to spend this afternoon and tomorrow morning with you in this workshop about youth work in the UK. So today will be more theoretical, and tomorrow I plan that we will have more practical activities, so please come back tomorrow. And we are going to learn a little bit about how we work in the UK with Comic. Salve, sono Claire Brown, vengo dal Regno Unito e sarò qui oggi e domani e affronteremo il tema del youth work, ovvero di quelle attività di sostegno agli adolescenti che appunto hanno luogo nel Regno Unito. Quindi oggi la lezione sarà più teorica, mentre domani la lezione sarà più pratica e spero che ci siano sempre più partecipanti anche domani e impareremo come è possibile lavorare con il fumetto oggi in maniera teorica, domani in maniera più pratica. Okay, so first of all, I want to tell you a little bit about my background and why I'm considered to be appropriate to be here to join you. So I will tell you my history within working in youth work, and then I will tell you a little bit about the youth work sector in the UK. So, my personal experience, something very interesting and I think quite specific to the UK, is the possibility to change career. In the UK, it's very common that you will qualify in a certain field but work in another field. For example, I am qualified as a nurse. This is my training. My education is working in adolescent psychiatry. And since I qualified in this field, I never worked as a nurse. I worked with young people, and sometimes with young people with mental ill health, but never in the field of nursing. And I think this is quite specific in the UK. You can train as a nurse and then work as a teacher. You can train as a banker and work as a social worker. This is, I think, quite specific. Inizierò col parlarvi un po' del mio background e della mia storia nel settore del youth work.
Per quel che concerne la mia esperienza personale, vorrei sottolineare il fatto che in Inghilterra esiste la possibilità di poter cambiare carriera, nel senso che è possibile specializzarsi, qualificarsi in un settore e poi poter lavorare in un altro. Nella mia esperienza personale, io sono un'infermiera specializzata in psichiatria adolescenziale, però non ho mai lavorato come appunto infermiera specializzata in questo settore, ma mi sono sempre occupata appunto dei giovani e lavoro in questo campo. Ho lavorato con i giovani, ho lavorato anche con giovani che hanno problemi mentali, quindi volevo sottolineare appunto come in Inghilterra, pur se la specializzazione riguarda un settore, è possibile poi muoversi verso un altro settore appunto lavorativo. So while I was studying, I had my first job in the field of youth work, working in a children's home. And this morning I was very lucky to spend some time in a children's work provision in EOS, yeah, which is an amazing project. I had a wonderful morning there, and it reminded me of my first entry into this field. I moved from working as a nurse to working in the housing sector. In the UK, it's very common to have residential projects for young people. So young people between the age of 16 and 25 who have problems in their family, they often move into a home of the municipality. I think this is, again, quite specific to the UK. Our family structure is not as good as in Italy, where you look after your own. In the UK, we do not. So if there is a problem with a child in their house, in their home, often they are not supported by their family, and instead they move into a group home where they live with other young people with problems. So my first work in this field was managing a large housing project for young people. There was 57 young people lived in this project, all of them neat, all of them with problems, not in education, they didn't complete their school education, they had no interest in getting a job, and my role was to support them to try and enhance their career prospects and try and help them to get into employment. When I left this work, I continued to work in other housing projects and also started to work in an international capacity. So trying to encourage young people that are from quite disadvantaged backgrounds, that have had quite a number of problems in their lives, to look at the possibility of stepping outside of the UK and having an international experience. And then after this, I will tell you a little more. I set up my own organization called Everything's Possible, which I'll tell you a bit more about in a moment. Il mio primo lavoro è proprio stato in una casa per bambini, e questo è come quello che appunto ho potuto visitare oggi, questo progetto fantastico IOS, quello che mi avete mostrato oggi. In seguito, dopo aver appunto lavorato per la prima volta in questo settore, mi sono spostata verso il settore dell'edilizia. Ma in che senso? Nel senso che ho partecipato alla realizzazione di un progetto che prevedeva la costruzione di un centro per persone con problemi in famiglia, e questa, diciamo, si proponeva come una casa del comune, e cioè, nel senso localizzata nelle città, e in questo centro ci sono appunto tutti questi giovani che hanno problemi sia a livello familiare, ma anche che vanno appunto per quel che concerne appunto l'istruzione e anche il campo del lavoro. E questo per sottolineare il fatto che in Italia abbiamo una situazione diversa, mentre in Italia i problemi che riguardano i giovani a livello familiare vengono risolti all'interno stesso della struttura della famiglia, in Inghilterra questo non accade, quindi questi giovani vanno appunto in
frequentano appunto questi centri, queste case comunità, potremmo definirle, dove appunto sono aiutate da esperti, persone esterne, per risolvere, per inserirli nuovamente per esempio nel mercato del lavoro. In questo progetto mi sono occupata di 57 NEETs, questa è la dicitura inglese, per quelle persone che non si trovano, sono persone disoccupate, che ad esempio non hanno completato la loro carriera scolastica e che non hanno neanche ambizioni, nel senso che non vogliono entrare, non hanno ambizioni nell'accesso al mondo del lavoro. Quindi io che cosa facevo? Aiutavo queste persone per creare nuovamente quella fiducia e dare un sostegno affinché potessero inserirsi nuovamente nel mondo del lavoro. In seguito, dopo aver partecipato a questo progetto, mi sono spostata verso l'ambito internazionale, ovvero ho collaborato in un'altra associazione che aiutava i giovani a prendere parte ad esperienze internazionali, quindi uscire dal Regno Unito. Ed ora sono una delle fondatrici dell'associazione Everything is Possible, di cui vi parlerò proprio ora. So before I tell you about Everything's Possible, I want to talk a little bit about the history of youth work in the UK and where youth work is now. So the youth work in the UK has been around for more than 100 years and started very much as a church-based provision. So youth work was something that the church felt they should be involved with, engaging young people in Christian activities. Following this, there was a formation of something called a YMCA, which was a Christian organisation. It stands for Young Men's Christian Association. But this organisation is still active and does not really promote Christianity. It's really just now a generic youth work organisation. Following this was the movement of uniformed groups, so very popular still in the UK. Is uniformed youth work. So scouts, Boy Scouts, Girl Guides, and this is still a very popular activity, but quite structured. There was a responsibility in the 1980s for governments to be responsible for youth work in every municipality. But this was very quickly taken on by community groups. Although it was an obligation of the municipality to provide this, they were not very proactive. So in many occasions, organisations like ours, like Everything's Possible, and large national voluntary organisations took this responsibility, away from the government. Recently, in the last 3 or 4 years, there's been a move to having young people to be proactive in their own youth work, so to have youth-led provision. So where previously youth centres would say, okay, this week we are running an activity in arts, the emphasis now is for the young people to decide what activities they want. So the activity comes, we say, from the bottom up. So instead of the youth workers deciding and telling the young people tell the youth workers what activities they want to be involved with. And really now youth work has made a full circle, that now there is an obligation again for the government to take statutory duty to offer local provision in their area. So every local municipality has a responsibility to ensure that there is a good provision of youth work activity. Still, there are many proactive voluntary organisations that are involved with this, but the local government has an obligation to ensure it's provided. And if it's not provided by voluntary organisations, then they are obliged to provide this in every city, every town, and every rural area. There must be provisions for young people.
Quindi inizierò col farvi una breve storia del youth work nel Regno Unito. E questo tipo di servizio di sostegno ai giovani con problemi ha una storia di quasi più di 100 anni. Partiamo dalle origini. Quindi inizialmente è un servizio che è nato appunto con la Chiesa, quindi era a livello religioso, e tutte le attività che venivano proposte in questi, diciamo, servizio di sostegno ai giovani erano sempre attività che in certo senso promuovevano la cristianità. Mentre in seguito, con la formazione di un ente, appunto quello che viene mostrato nelle slide, è un ente che sempre aveva come appunto obiettivo quello di aiutare i giovani con problemi, appunto. Però è nato come ente religioso, ma in seguito questo ente è diventato un ente nazionale che appunto non promuove la religione cristiana. La religione cristiana. In seguito ci sono anche altre associazioni, come ad esempio gli Scout, che appunto anche queste collaborano nel settore, e una svolta c'è stata nel 1980, perché il governo inglese si è reso conto appunto che della necessità di creare dei veri e propri centri di aggregazione per i giovani, però questa responsabilità non è stata effettiva in quegli anni, ma lo sarà in seguito, ovvero di creare appunto delle organizzazioni dove tutti questi giovani con problemi potessero ritrovarsi e potessero essere sostenuti, in questo caso da volontari. E questi centri per i giovani si trovano a livello, diciamo, locale, nel senso di comune. Ogni comune ha al proprio centro. In seguito ci si è spostati verso il youth-led work, ovvero che mentre in passato dovevano essere questi centri, quindi queste persone, sia sotto forma di organizzazione ma anche sotto forma di volontariato, a spronare i giovani, a creare delle attività per i giovani, ora invece si cerca di capire quelle che sono le esigenze dei giovani e quello che loro vogliono fare del loro futuro, e quindi andare incontro alle loro esigenze tramite appunto attività mirate, appunto ad esempio l'inserimento nel mercato del lavoro, sempre problemi che li riguardano. Quindi in ultimo, che cosa è successo? Che il governo si è reso conto quindi della necessità di creare dei centri per appunto questi giovani, e se non sono forniti a livello di associazioni di volontariato, ci sono dei fondi che appunto il governo stanzia per queste associazioni, e ogni comune, ogni area rurale, ogni piccola frazione deve fornire appunto questo servizio ai giovani, diciamo, tra virgolette svantaggiati, e quindi aiutarli a risolvere quelli che sono appunto i loro disagi. So, just a little bit about the recognition of youth work. Again, I think this is very important. Youth work in the UK is a very well recognised sector. It's very well respected to be a youth worker in the UK. Everybody knows what is a youth worker, what is their role, and although the pay is not great, the job has much respect. So there is also a big respect for Christian youth work, which is a sector that I think is where youth work began within the church, but also now there are large national organisations that are church-based organisations that have a big influence on the youth work sector.
As well, there are other recognised organisations such as Princess Trust. This is a big national organisation in most large towns. Princess Trust is represented. And this is a secular, this is not church-based. There are conferences about youth work. It's really a big sector in the youth in the UK. There are possibility to make qualifications in youth work. There is a diploma in youth work, which is very popular. And also in England alone, there are 132 universities that offer degrees in youth work, and there are a range of different degrees. So there are over, across these universities, there are over 500 degree courses. So there is at least five different courses in different types of youth work, international youth work with NEET. So it's very well recognised, and I think in the UK we have a good reputation for the quality of youth workers that we produce. Vorrei quindi ora porre l'accento su il riconoscimento dello youth work nel Regno Unito. E nel Regno Unito tutti quanti sanno di che cosa si parla quando appunto menzioniamo il termine youth work, ed è possibile lavorare in questo settore. È un settore dove appunto la paga non sarà molto alta, però è un settore che ha molto rispetto. E come vi ho già detto, lo youth work è nato appunto nelle chiese, quindi continua a anche lavorare a livello appunto a livello religioso, però ci sono tantissime organizzazioni nazionali che hanno una grande influenza nel settore e dove è possibile appunto lavorare. E ad esempio una di queste è una delle organizzazioni più conosciute, si chiama Princess Trust, e questa organizzazione non è appunto un'organizzazione in un certo senso dove religiosa, però si occupa appunto e attiva sempre nel settore. Inoltre un altro aspetto importante è il fatto che in Inghilterra è possibile avere una qualificazione a livello professionale, ovvero ci sono moltissime università che offrono dei corsi di laurea triennale, ma anche dei corsi di laurea specialistica appunto specializzate nello youth work, che prevedono diversi ambiti, sia ad esempio a livello internazionale, poter lavorare quindi in questo settore a livello internazionale, ma anche delle lauree che pongono l'attenzione sui NEET, ovvero quelle persone che, come ho già detto, sono in uno stato di disoccupazione, non hanno terminato gli studi, hanno problemi in famiglia, eccetera. Quindi ci sono 132 università che prevedono questo tipo di laurea e che offrono appunto delle qualificazioni in questo ambito. I should have also said there are many more unqualified youth workers as well. So it's a field that it's possible to begin with a qualification, but it's also possible to learn the work on the job. So there are very few jobs in England where it would be obligatory to have a youth work qualification. There are many, many more where you can begin at the bottom and you can grow and develop in the field. With no qualification. Quindi avevo dimenticato di dirvi che è vero che è possibile qualificarsi in questo settore, però in Inghilterra è possibile anche lavorare in questo settore pur non possedendo alcuna qualifica, ovvero imparare a lavorare proprio sul campo, e quindi magari partire dalla base e poi pian piano fare progressi e avanzamenti in carriera. So I want to talk a little bit about the different approaches of youth work, in particularly community youth work, so youth work which is based at a local level. This can be, as I already mentioned, large institutions, large organisations that are providing youth work in local communities at a local level, or just individual small organisations that only work in one locality.
Quindi, ora parlerò invece dei differenti approcci che esistono appunto allo youth work. Come vi ho già detto, esiste il community youth work, ovvero questi centri sotto forma di comunità, dove appunto si possono appunto fare attività per i giovani a livello locale. E poi invece ci sono appunto dei centri che a livello diciamo nazionale sono appunto delle istituzioni nazionali e che possono anche incorporare quelle che sono le organizzazioni locali sempre nel Regno Unito. So the first type of youth work and the youngest youth work is youth work based in schools. In education now in the UK, schools have an obligation not only to provide education, so they have to provide a more holistic approach to working with children and youth. And often within the school day, there are youth activities in addition to the education. So on a lunchtime or after school, they have clubs, they have activities. Often this is a way to try and engage neat young people back into education. So sometimes schools will take a priority of trying to take children, young people that have disengaged from school and bring them back into the school environment through youth work activities. So they don't enter the school to go back to the lessons, but they come back into an education building to engage in youth work activities. Come vi ho detto prima, ora parleremo dei diversi approcci, quindi dello youth work. Il primo è appunto a livello scolastico. Ovvero la scuola in Inghilterra sia l'obbligo di fornire l'istruzione ai ragazzi, ma anche appunto ha l'obbligo di fornire questo servizio di youth work. Questo servizio si pone la propria attenzione proprio su quei bambini che hanno più problemi, che hanno ad esempio lasciato la scuola, e con queste attività si cerca di reinserire questi bambini che hanno abbandonato la scuola, facendoli frequentare non quella che è la normale lezione standard, ma bensì reinserendoli in queste attività che vengono ad esempio svolte durante la pausa pranzo o comunque dopo l'orario scolastico, affinché questi bambini abbiano un approccio nuovo con le istituzioni scolastiche. The next type of youth work that we have is centre-based youth work, which literally just means that the youth activities are based in a centre. It could be a community centre, a sports hall, a coffee bar. And the idea is to take young people that are okay, they finished their education, or they are still completing their final education, but they have some free time in the evenings, the weekends, and to offer some activities like free time activities. So it is likely that these are organised activities in a regular place and often with a regular focus, like a sports focus or music. So the same young people will often come each week. Sometimes they will bring their friends, but they come back to the same centre, and it's quite an established type of youth work, and not really focused at the most marginalised young people. This is focused on general needs young people who are doing okay. Quindi il secondo tipo di approccio è quello dello youth work in un centro. In un centro che non si intende proprio una vera e propria comunità, ma può essere ad esempio un bar, può essere ad esempio una palestra. Sono delle attività che hanno appunto come focus, come obiettivo i giovani, che però possono avere un setting diverso. Cosa succede? Queste persone che prendono parte a queste attività non sono
ragazzi con problemi, ragazzi ad esempio che hanno problemi in famiglia o problemi in generale, sono persone che stanno comunque bene, che ad esempio hanno finito la loro carriera scolastica, ma che hanno del tempo libero per, da poter spendere in queste attività, e sono delle attività che avvengono regolarmente, ci sono sempre appunto le persone che frequentano queste attività in maniera regolare e hanno anche un obiettivo che rimane sempre lo stesso, che può essere quello dello sport, della musica, è un obiettivo che viene stabilito in partenza, e quindi queste persone ritornano sempre in questi posti di ritrovo che, come ho detto, possono essere bar, palestre eccetera, e possono anche portare altre persone per far prendere parte a queste attività. The next type of youth work is outreach youth work. Again, as it sounds, it's very much reaching out. So it's not taking the young people that are comfortable to come to a centre, but it's maybe looking around the young people's housing estates, the streets where the young people hang out, the playgrounds, and trying to encourage these young people to come and use the existing provision. Sometimes this work is about identifying gaps, maybe to ask the young people who are not accessing the community-based activities, why not? Is it because they are not interested in the subject? Is it because they are not comfortable using the community provisions? Would they prefer a new provision in a different location or with a different thematic field? So this is slightly harder to reach young people. Again, not the most marginalised, but people who maybe wouldn't naturally come to a centre and go looking for activities. Secondo il terzo tipo di approccio si chiama Outreach Youth Work. Questo tipo di approccio è un approccio un po' diverso, ovvero riguarda quelle persone che naturalmente non frequenterebbero queste attività. Quindi i volontari di queste associazioni cosa fanno? Fanno dei giri nelle strade, nei posti che i giovani frequentano, e cercano di incoraggiarli a frequentare queste attività. E l'obiettivo di questo approccio è quello di identificare quelli che sono i gap, cioè capire perché queste persone non frequentano queste attività che vengono fornite loro, che vengono fornite loro, perché loro non le frequentano, perché magari riguarda appunto il posto dove appunto è sita l'attività, o perché magari la tematica affrontata nell'attività non interessa loro. E quindi cerca appunto di incoraggiare queste persone a prendere parte a queste attività. Then detached youth work for me is the most needs-based youth work, targeted at young people who are really excluded from the other provisions. In some cultures this is also called street youth work, but in the UK we tend to call it detached youth work. This first paragraph is a quote that maybe you can translate, mm-hmm. this part. But this is really taking youth work to the streets. So working with young people that are not comfortable to enter into a community centre, into an existing provision, taking the activities to them. So an example of this could be that We have one project where we run sports activities in a sports hall. Some of the young people that we work with in a detached way, they are not interested to come, they do not want to be inside the building, so instead we take the sport to them and do this sport in the street. This can be the same with music, it can be the same. We ran my organisation ran a wonderful photography project 3 years ago, and we couldn't engage a group of young people in a photography project. So we actually took the cameras to the street, gave the camera to the young people, and said, okay, we are going to make the photography about where you live. So all of the activities, they did it. We made an exhibition outside in their streets of their streets. So it was really taking the activity to them,
inside of their comfort zone. So it was, they were very comfortable in their housing estate, in the streets where they live. So the activities with them were delivered in this way. From here, sometimes young people, when they begin to trust the workers, will then access the services in an outreach way or in a community-based way. Some of the young people who are the most marginalised will never pass this stage. They will only work with us if we work with them in the streets. Detached youth work, I would say, is very much more about seeing the problem and working with this problem that they have, again, rather than creating a programme to look at what do these young people need, how do they need it delivering, and to work with them in their environment that they're comfortable with. Il quarto tipo di approccio è appunto il detached youth work, che come possiamo vedere qui dice detached youth work, parte appunto da un problema, non da un programma, e il suo cuore è proprio l'individuo, e lo strumento che è alla base è la sua relazione personale con il gruppo. Quindi il contenuto più importante di questo approccio è sostanzialmente quello è determinato dalla natura del problema che il ragazzo, che il giovane si trova appunto a dover affrontare. Infatti l'approccio di questo detached youth work è diverso da quelli prima menzionati, e questo servizio ha come target proprio i NEETs, ovvero queste persone che non hanno un'occupazione, hanno problemi nell'inserimento del lavoro, hanno problemi in famiglia, eccetera. Sono proprio le persone gli emarginati, potremmo dire. E cosa succede? Queste persone non vogliono prendere parte a attività che si tengono nelle comunità, e quindi bisogna, i volontari, le persone appunto che lavorano nello youth work, vanno nelle strade e cercano di svolgere delle attività con loro proprio nelle strade. Questo è quello che è successo ad esempio con un progetto che aveva come focus, come obiettivo, lo sport. Si è andati appunto per strada e si è cercato di appunto fare delle attività con i ragazzi nel loro ambiente, nel loro setting. Lo stesso si è fatto per un progetto che è appunto incentrato sulla musica, e un altro progetto invece sulla fotografia. Perché queste persone sono delle persone che naturalmente non frequenterebbero mai questi servizi, e quindi si cerca di ricreare quel comfort del loro setting e cercare di proporre queste attività nell'ambiente che gli è più congeniale. Alle volte cosa succede? Che alcuni di questi poi decidono di entrare, di frequentare le comunità e di prendere parte alle attività che si svolgono all'interno delle comunità, invece per altri questa barriera non viene mai oltrepassata, ovvero si continua comunque a lavorare con loro proprio per strada. So as I already mentioned, much of the emphasis now is on empowerment and youth participation, very much leading the vision of youth work and the activities in youth work by the young people themselves. So really trying to empower young people to have a voice, to ask for what they want, what provision they want in their local community. There's a lot of focus now on political literacy, so getting young people to be politically aware, politically active, to look at global and environmental education, to look at the contribution they can make to their local community. So trying not to provide a service for young people, but to include young people in like mainstream society and get them involved with decision making. It's very common now in local neighbourhoods. We have like neighbourhood committees, so local groups of people decide what they want in their neighbourhood, what the strategy should be for policing, if they want police walking around their streets, if they want police to come and make
a session in their local community where they can go and ask questions. And for each of these provisions, there is now a youth element. So again, organisations, if they're asking for municipality money or they're wanting support of the local government, there is an expectation that they have a youth policy and a youth provision in this. They will be asked, how are you including local young people? How are they involved with decision making in their local community? So this list is really the emphasis now of youth activities. Even if we are making a music activity with young people, we should be considering these things. And this is the expectations now of the focus of youth work. Quello che è l'obiettivo dello Youth Work è quello di creare una partecipazione e un'inclusione dei giovani in queste attività, nel senso che dare potere ai giovani, nel vero senso della parola, non creare delle attività in cui sia fornito, diciamo, tutto ai giovani, ma capire quali sono le loro esigenze, cosa loro vogliono, e fornire loro questo tipo di servizi, ovvero dare voce ai giovani e chiedere a loro cosa vogliono, perché in Inghilterra ci sono, diciamo, si è cercato di chiedere ai giovani, appunto, di entrare, di chiedere ai giovani di partecipare a quello che è il processo del decision making, ovvero di prendere, appunto, delle decisioni, oppure ad esempio dei loro diritti, delle loro responsabilità, della sicurezza della comunità. Ad esempio, per quel che riguarda la sicurezza della comunità, che cosa si è creato? Si sono creati dei comitati a livello di quartiere, e all'interno di questi comitati venivano decise le questioni riguardanti il quartiere stesso, ad esempio della sorveglianza notturna, le ronde da parte della polizia, oppure delle vere e proprie incontri con la polizia per discutere le questioni di sicurezza all'interno del quartiere. E all'interno di questi comitati si è inserito anche lo youth work, ovvero cercare di inserire, appunto, i giovani, di capire quali che sono le problematiche dei giovani e poterle quindi affrontare insieme a loro e includerli quindi all'interno di questi comitati, che tra l'altro possono anche chiedere dei fondi a livello locale, perché possono essere finanziati dallo Stato. E quindi bisogna sempre tener conto di questa lista che viene fornita, appunto, nella slide, dove si tiene conto di tutte quelle che sono le tematiche, no? Di cui i giovani devono essere coscienti, e cercare di creare degli spunti per poter far sì che questi giovani prendano parte a questi servizi forniti, appunto, dallo Youth Work. Quindi creare partecipazione ed inclusione sociale. And finally, I have a couple of interesting organizations. I don't know if this PowerPoint can go on the website of the workshops. Is it possible? È possibile che questo PowerPoint possa essere caricato sul sito del workshop? Okay, so these two organisations are just interesting UK resources. They are big institutions with a responsibility for overseeing and supporting the youth work sector. They are interesting, I think, websites. Obviously they are in English, but they are interesting websites for you to look at, because I think it gives some vision of the enormity of this sector in the UK. Quindi questi sono, su questa slide sono forniti due nomi, appunto, di due grandi associazioni a livello nazionale inglesi, che sono delle grandi associazioni che sostengono lo youth work, ovviamente sono in inglese, però possono darvi degli spunti su quelle che sono le attività promosse dallo youth work. Okay. So this is the overview of the youth work provision. Now, just to tell you briefly about my organisation, Everything's Possible. As is common in the UK, Everything's Possible grew from nothing, just from an idea, just from a vision. We have been established now for, this is our 15th year, so we are celebrating an anniversary this year.
and we were set up to really get to the deepest heart of excluded young people. So our vision, our target group, was to engage NEET young people, young people who were in prison, young people who were homeless, who were living in the streets, young people who were recovering from drugs and alcohol, and to engage them in something positive, but also something that many people said was impossible. And this is where the name came from, because when people said to us, is this possible, we would say, everything's possible. It might be difficult, but finally it's possible. So we had many successes, many activities we were engaged with that people said it cannot happen, and I set the organization up with my husband, and we both like a challenge. So if somebody said to us it's not possible, then we decide, okay, this is what we will do next. Adesso invece vi parlerò della mia associazione, che si chiama Everything is Possible. Everything is Possible è un'associazione che è nata dal nulla, è nata da un'idea, ed ora quest'anno festeggeremo il nostro 15° anno di vita. Questa associazione, l'obiettivo iniziale che si è posta a questa associazione è quello di andare, di scavare nel cuore, nel più profondo cuore delle persone che sono appunto emarginate dalla società. Ovvero, il nostro obiettivo era quello di cercare di includere in queste attività offerte dalla nostra associazione i NEET, ovvero quelle persone che non hanno un'occupazione, che non hanno terminato gli studi, eccetera, oppure persone che erano state in prigione, persone che non avevano una casa, che vivevano per strada, e anche persone che erano affette da problemi di alcolismo e droga, cercare di coinvolgerli in attività per loro positive. E molte di queste persone ci hanno detto che questa nostra impresa era un'impresa impossibile. E noi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo cercato di rendere questa impresa, detta da molti impossibili, possibili. Abbiamo riscontrato moltissimi successi in questi 15 anni di attività, e questa è stata un'attività che ho fondato insieme a mio marito, e per noi è stata una sfida e continua ad esserlo. So because the youth work sector in the UK is so well established, it gave us the possibility to work deeper. So where there was successful programs running, but maybe those successful programs were just aimed at young people who had dropped out of school, we said, okay, let's go deeper. Let's try and offer these programs to young people who are currently in prison, or young people who have had who are sleeping in the street, who have no home. So some of the programs, they have been a big challenge. For example, to run an international program with somebody who is in prison is quite difficult, because they are obliged to stay in the country in an institution. But over the last 15 years, we have challenged many, many obstacles, and we have convinced many authorities the value of international youth activity. So one of our most successful projects is a prison project that we worked in. Very, very disengaged young people. They were young offenders prison, so a prison for young people from 16 to 19. And these young people had no awareness of anything outside of their town, in fact, not even the UK. And we decided to bring a volunteering project to the prison to introduce them to some new cultures. So we had one boy from Italy and one girl from Estonia. And when we introduced this to the prisoners, they didn't know anything about Estonia. They were not interested. They knew that you ate pizza in Italy, and that's it. And we were very fortunate with this project, because the girl from Estonia was very, very beautiful, and the prison was for boys. So suddenly the boys were very, very interested in Estonia. They want to know everything about Estonia when they see Relika, this beautiful girl. So it was very easy to engage them and interest them in other cultures. Italy they were not so interested in, because it was a boy and okay. But they found out some information about Italy, about Estonia. And
We were working with young people that had 6 months till they would leave the prison. So we made a program that lasted for 6 months. And during this 6 months, after the 6 months, when they leave the prison, they have something called a community sentence. And this means they are still kind of in prison, but in the community. So they cannot leave the country, they cannot leave the town. They have to make some community activities like to, I don't know, make some gardening or clear some rubbish or something. So the 6 months we were working with them, we spent talking also to the police and the courts to ask them that when they have their 6 months in the community, we can take them on an international project to give them an insight into something very different. And this was our biggest success because the court said okay. So for five of these boys, they could have the chance during the community sentence, during the 6 months, they could actually go abroad and undertake a volunteering project in another country. And this was a huge, huge step in the UK because this had never been possible before. And we had to go to court to explain to the courts why this would be beneficial and why this would be empowering for these young people. And so we made this possible. And for one of the boys, he had the chance to go to a project in Pordenone in Italy. And he was working in a project with disabled adults. And it was a fantastic success. So for this boy, he said he was happy to work with the disabled, but he didn't want to do some care work. So he wanted not to do physical care. But finally, when he arrived, he was involved with physical care. And he loved this placement. So the placement lasted for 3 months. He came back to the UK. And when we made a reintegration training with him to reintegrate him into his local community, we asked what he most liked about this experience. And he said the best part was to feed the disabled, to care for them, to take them to the toilet, all the things that he'd been scared of. And we couldn't understand why. And he said to us, well, for the first time in my life, it was a time that I was needed. So never before have I been needed. And this is why I committed crime. This is why I end up in prison. But now working in Italy for 3 months, people needed me. And this has changed my life. Sorry, that was a lot. In Inghilterra il settore dello youth work è un settore che funziona, no? Che funziona nel mercato inglese. E quindi che cosa è stato possibile? Noi associazione, io come associazione Everything is Possible, è stato possibile andare a fondo in quelli che sono i problemi dei ragazzi, non solo ad esempio i problemi che riguardavano quei ragazzi che decidevano di lasciare le scuole e quindi cercare di reinserirli all'interno del processo dell'istruzione, ma aiutare ad esempio i ragazzi che si trovavano in prigione. E questa per noi è stata una vera e propria sfida. E abbiamo cercato di creare un progetto che aveva appunto come obiettivo le prigioni, i carceri minorili, ed è stato un progetto entusiasmante, una vera e propria sfida. E in questi carceri abbiamo avuto a che fare con ragazzi emarginati dalla società, che avevano commesso piccoli crimini e che si trovavano nel periodo, nei 6 mesi appunto, prima della loro uscita dal carcere. Questi ragazzi non avevano alcuna consapevolezza di quello che ci fosse al di fuori sia del carcere che della propria città, e quindi anche al di fuori dell'Inghilterra stessa. E attraverso questo progetto di volontariato sono stati appunto reclutati due ragazzi, un ragazzo italiano e una ragazza proveniente dall'Estonia, e questi due ragazzi hanno svolto delle attività all'interno della
della prigione, iniziandoci cercando di creare un coinvolgimento da parte di questi ragazzi della prigione in quelle che erano ad esempio le loro conoscenze riguardo il paese, appunto l'Italia, ad esempio pizza o quant'altro, oppure l'Estonia. Dell'Estonia loro non conoscevano niente, però sono stati attratti dalla bellezza di questa ragazza che presentava queste attività e quindi hanno iniziato a fare diverse domande sulla nazione di questa ragazza. E questo, quindi in questi sei mesi prima dall'uscita della loro prigione si è cercati quindi di creare queste attività per far parlare questi giovani. In seguito, dopo la loro uscita appunto dai carceri, questi ragazzi sono stati inseriti all'interno della comunità. Loro non potevano lasciare l'Inghilterra, dovevano comunque restare in comunità, però potevano svolgere delle attività all'interno della comunità, come ad esempio il giardinaggio o ad esempio la pulizia delle strade, eccetera. E che cosa abbiamo fatto? Noi come organizzazione siamo andati a parlare sia con la polizia che con la corte a fine di cercare di coinvolgere questi giovani, questi ragazzi appena usciti dalla prigione in questi sei mesi, nel loro appunto reinserimento nella società, di coinvolgerli in attività internazionali. Ci siamo riusciti, è stata una grande sfida ma ci siamo riusciti, e cinque di questi ragazzi hanno avuto l'opportunità di svolgere un'attività di scambio all'estero, un'attività di volontariato all'estero, e hanno lavorato presso un centro per disabili a Pordenone in Italia, e anche se questi ragazzi avevano manifestato la loro volontà nel non voler prendere parte ad attività che riguardavano la cura fisica degli anziani disabili, poi in realtà queste sono state proprio le attività che loro hanno dovuto svolgere nei primi tempi di questo placement, che ha avuto una durata di tre mesi, e questi ragazzi si sono impegnati in queste attività, hanno dato da mangiare, sono stati proprio accanto a questi disabili. Quando poi sono rientrati in Inghilterra e sono rientrati in un programma di reintegrazione affinché fossero reintegrati nel mercato del lavoro, gli sono state fatte delle domande, gli è stato chiesto cosa vi è piaciuto di più, e loro hanno proprio detto aiutare i disabili in queste attività appunto che prevedevano appunto attività fisiche nella cura dell'anziano a livello fisico. E i volontari sono rimasti stupefatti, perché questi ragazzi non volevano prendere parte inizialmente a queste attività, e invece poi dopo hanno partecipato a queste attività volentieri. Perché? Perché gli è stato chiesto il perché l'hanno fatto, e loro hanno risposto perché per la prima volta nella nostra vita abbiamo sentito che qualcuno aveva bisogno di noi, e quindi ci siamo sentiti appunto in dovere di aiutare queste persone disabili. Organization works across many aspects of youth work. In particular, we are involved with international youth work. So most of the activities that we are doing are either involving young people from England going abroad or young people from abroad coming to the UK. We make many programs of group exchanges where we host groups of young people volunteering, or training where we mobilize people for between 2 weeks and 1 year to have an experience in another country. But for most of the activities that we do, there is an international element. Sometimes we will work with a group of young people on a local level first, maybe for 1 year. Only in the local community, but the plan is with this group, finally in some moment they will have the opportunity to go abroad or to meet people from abroad in the UK. We find sometimes, like in the prison, we have many young people we work with that grew up in a monoculture. So everybody is white, British, from their community. They don't have much integration with people from other countries. We work in a lot of housing estates, although Britain is a very multicultural country. Not everywhere. In London, of course. In London, maybe you don't meet anybody British. But in small towns where we work, maybe everybody in that town is white, British. There is not any inclusion with the wider society. So sometimes, when we talk to young people about international youth work, international activities, there is a big fear. And before we can consider to take young people out of the UK, we have to bring Europe to them.
So we work with organizations like Link, for example, partners we have all over the world. And maybe the first thing we do is host a volunteer in their local community. So they will meet somebody Italian or somebody Indonesian or somebody from Latin America. And they start, it starts to make the world smaller. And then the next stage may be that we take them out of the UK as a group to introduce them to another culture, another country, another way that people work with young people in different situations. And then after this, there is the possibility that maybe they will do something more intense, maybe something individual, where they will have a longer experience, perhaps in another country, alone, where they can take more responsibility for themselves. Quindi le associazioni che si occupano appunto dello youth work lavorano soprattutto a livello internazionale. Infatti queste associazioni propongono programmi di scambio che possono durare dalle 2 settimane ad un anno, o comunque ad esempio ospitano ospiti internazionali all'interno di queste associazioni a livello locale. E molte, quindi la base diciamo della maggior parte di queste attività è c'è sempre qualcosa di internazionale, si può dire, all'interno di queste attività. E molti, perché in Inghilterra, nonostante l'Inghilterra sia un paese pieno di culture diverse, però ci sono in Inghilterra zone in cui la diversità non esiste, e queste aree dove appunto vi è la monocultura, ovvero il tipico inglese bianco che vive solamente appunto nella sua città, dove non ci sono persone provenienti da altre nazioni che hanno altre culture. Quindi questo, diciamo, questi ragazzi vengono portati all'interno della comunità e viene stabilito con loro un programma step by step, nel senso che inizialmente si cerca di parlare con loro, si fanno dei training, si parla di diversi aspetti, e al fine di metterli in contatto con quelle che sono le realtà al di fuori dell'Inghilterra, vengono ospitati all'interno delle comunità volontari internazionali che parlano delle loro esperienze e della loro cultura. Poi in seguito vengono stabiliti dei programmi di gruppo, ovvero in gruppo ci si muove verso un altro stato all'estero, si fanno delle attività sempre di volontariato, di scambio, e poi le persone che appunto i ragazzi più che si sentono più pronti possono addirittura prendere parte a programmi individuali e quindi far parte di, diciamo, prendere parte a scambi all'estero e trascorrere un periodo che va appunto dalle 2 settimane ad un anno in un altro paese appunto. As an organization, every year we try to make a focus on a particular field, a particular thematic field. We have no experience in these fields. We are a very small staff team, so it's not an area of our expertise. But we develop expertise and we bring in professional youth workers to work with us. So, for example, 3 years ago we work in sport. And all the activities that we focus in this year, alongside our general activities, are sports focused. So the projects we apply for funding, the activities we develop are around sport. 2 years ago, we made our work around media and photography. We made many projects in Latin America, locally in our own community, around working in photography. Last year we worked with Comic, and I will tell you more about this in a moment. And this year we are working in circus. So we have many projects in circus, in the local community. We made a workshop about circus. We work with a local circus that's quite famous in the UK. We have a big project now, again with Latin America, which is working with local community groups in circus. And we pick this thematic field because we think it's important to have opportunities that will engage different groups. So maybe we find a group that is interested in photography, but there are many young people that are not. So then the next year we try something else. We try to pick very, there are two options. We either pick areas that are very,
interesting for this target group because they see them as sexy. So maybe working with new medias or working with music, they see, okay, this is an area that is cool for me. Or we did a year working with graffiti. So this is an area that these young people think it's cool. The other option is to take an area that the young people are comfortable. So circus is a very, very interesting activity for us because circus, there is a big risk. So we are working with young people who are risk takers. So they live in the streets, they take drugs, they commit crime. They are comfortable with risk. So we try to offer them a safe risk. So we see circus, it's a big risk because you can die if you work in circus. But obviously we work in circus in a very a safe environment. But we are still offering young people that live on the edges of society to engage with something with risk. So they are comfortable with this. So they replace risk with drugs for risk in circus. And this is a really nice opportunity to engage them. Quindi le attività che svolgiamo all'interno dell'associazione hanno temi diversi e molte di queste attività riguardano lo sport. Ad esempio 3 anni fa sono state fatte diverse attività che si focalizzavano proprio sullo sport, mentre ad esempio 2 anni fa abbiamo svolto attività che invece riguardavano i mass media e la fotografia, e erano delle attività che coinvolgevano anche l'America Latina. E l'anno scorso ci siamo soffermati sul fumetto, e questo è quello di cui vi parlerò a breve, mentre quest'anno abbiamo organizzato attività che avevano invece come appunto tematica il circo, e sono state organizzate appunto delle attività circensi con questi ragazzi, e anche all'interno di questo progetto che prevedeva il circo è stato inserito anche un progetto che riguardava l'America Latina. E questo perché si è scelta la tematica, si scelgono sempre delle tematiche più ampie, perché ad esempio quando è stata scelta la tematica della fotografia e dei mass media, non tutti erano interessati a svolgere queste attività. Invece, scegliendo l'attività del circo, abbiamo visto una grande affluenza, ci sono state più persone che hanno preso parte a queste attività. E perché il circo? Perché il circo rappresenta un rischio. Noi abbiamo a che fare con ragazzi che affrontano il rischio quotidianamente, il rischio della droga, il rischio dell'alcol, quindi sono dei giovani che definiamo risk takers, ovvero che cercano proprio il rischio, e per loro il circo è proprio il rischio, e non hanno fatto altro che spostare quello che era il rischio nella droga, nell'alcol, su un'altra dimensione, ovvero quella del circo, perché anche nel circo si può morire. Però ovviamente tutte le attività venivano svolte all'interno di un ambiente sicuro, però questo appunto, la tematica del rischio, ha coinvolto diversi giovani. So, before I move on to comics, does somebody have any questions about youth work in the UK or about Everything's Possible? Prima quindi di parlare del fumetto, ci sono persone che hanno domande sullo youth work o vogliono avere maggiori informazioni circa Everything is Possible? Ok, volevo sapere se questo progetto di youth work dipende da una politica nazionale o se è stata semplicemente un'iniziativa. Grazie. The project concerning the youth work is based on a national level, or is it an initiative, or There is a national policy for youth work, and this does change with the political persuasion. So I think the reason when I mentioned there was a change from the municipality being responsible to the voluntary organisations back to the municipality, this is led by the government. So there is a focus from the central government, but then how this materialises locally, this is decided upon by local government. Thank you.
Quindi sì, ci sono delle politiche a livello nazionale, quello di cui abbiamo parlato prima, ovvero che inizialmente il governo non aveva tanto presa parte e quindi c'erano queste, associazioni di volontariato. Poi il governo si è interessato allo youth work e quindi ha anche contribuito anche, sì, economicamente. Quindi c'è sì il governo centrale che appunto governa, amministra lo youth work, però poi questo viene spostato a livello locale dalle varie associazioni. Since you have a very long and wide international experience, can you put this British experience in a wider context, like in Europe, shortly, if you can make a comparison between UK and other European countries? Thank you. Quindi dal momento che hai un'esperienza all'interno appunto hai parlato appunto del Regno Unito, puoi mettere questa tua esperienza in relazione ad un contesto più ampio, un contesto internazionale a livello mondiale? Europeo. I think for me one of the big differences is the recognition that youth work receives. So I think what I see around Europe is amazing youth work activity, but I think it doesn't receive the recognition in other countries. For example, the activity that I visited today, I think it was, for me, this would be held up as great youth work. But this would be recognised and celebrated in the UK, whereas here I think it's like, okay, this is what we do. So I think probably in England we shout about what we do in this field, and we say, oh, we are so good at youth work. Yes, look, we have all these documents and all these activities, and we give everything a name. We call it detached youth work and outreach youth work, and we write books and we write papers. So it gets the recognition. I think the qualifications that are available in the UK, it's very good. I think it's not necessary to have a degree to work in this field, but I think sometimes when many of the countries that I visit, many of the countries that we work in partnership with, maybe we are slightly further ahead with the activities, really the empowering activities. So I think the work that we are doing now with young people, there is an expectation, it's not new, it's not novel, that we are working with the emphasis on the young people deciding. And I think this is perhaps something that I've seen less of in other countries, that young people are the decision makers, and we as the youth workers, we will manage this and make it possible, we facilitate it, but the ideas no longer come from the youth workers. And I think sometimes maybe people, we have had some obstacles with youth workers because they have seen this as losing power, and so it has been quite the youth workers have had to change the way they think to accept this, and maybe I found this more noticeable in the UK, whereas a lot of other European countries that I work in partnership with, the way that they work is the way that we used to work, of more providing an activity which is really good, really concrete, but the activity is often decided on by the professionals. Questo ha a che fare con appunto il riconoscimento dello youth work, che non è lo stesso in Inghilterra. In Inghilterra il riconoscimento è diverso da quello che si ha in Europa. In Inghilterra appunto ha un ruolo centrale, mentre all'estero sì, sono delle attività sicuramente interessanti. Ad esempio quella che ho visitato oggi è stata un'attività molto interessante, però in Inghilterra questa attività noi l'avremmo riconosciuta e
avremmo, se si può dire, gridato, nel senso che avremmo esaltato appunto questa attività, mentre in Italia quello che ho visto oggi mi è sembrato appunto che mi è stata mostrata questa attività e il tutto è finito lì. Quindi è proprio questo che ci distingue, il fatto che noi appunto poniamo l'accento sull'importanza di queste attività, sullo youth work. E inoltre, come vi ho già detto, in Inghilterra è possibile anche qualificarsi professionalmente, ovvero ci sono delle lauree, ma anche se non ci sono appunto, ma anche non essendo qualificati, è comunque è possibile entrare a far parte di questo settore. Noi abbiamo diverse collaborazioni con diversi stati a livello europeo e ho notato una differenza tra come è percepito lo youth work in Inghilterra e come viene percepito all'estero. Ho notato che all'estero ci si sofferma sulla volontà di voler dare ai giovani delle attività da svolgere, mentre in Inghilterra noi ci stiamo sforzando di creare nei giovani la consapevolezza di entrare a far parte in quel processo che è il decision making, ovvero proporre essi stessi delle attività e noi non far altro che aiutarli a svolgere queste attività. Quindi quello che ho notato di diverso è che le attività che vengono svolte in Europa sono quelle che svolgevamo noi in Inghilterra anni e anni fa, invece in Inghilterra abbiamo fatto appunto un passo in avanti appunto nell'includere i giovani in questo processo di diciamo della presa delle decisioni del loro futuro e aiutarli appunto a prendere queste decisioni. You talk about the recognized work of a youth worker, but I was curious about how recognized is the work of a volunteer in UK. Sì, quindi hai parlato dello youth work e volevo sapere quanto è riconosciuto invece il lavoro dei volontari che lavorano appunto all'interno di queste attività. Very well recognized. In many provisions you do not know who is the paid worker and who is the volunteer. So it's quite common, although I say that the government has an obligation to provide this service. In many areas it doesn't provide it well enough, and voluntary organisations provide it. Voluntary organisations like my own, we have some staff and some volunteers. And in the UK I would say that commonly you do not know who is the volunteer and who is paid, and volunteers have the same status as paid youth workers. Many provisions have a mixture of paid and voluntary workers, and quite often people who don't choose to take a qualification route, to take the qualification, they will progress to a high level in an organisation beginning as a volunteer, then maybe choosing that this is their career, and then taking a paid job and moving up within that organization. Quindi il lavoro dei volontari è riconosciuto molto, infatti tant'è che molto spesso non è facile capire chi è volontario all'interno dell'associazione e chi non lo è. Per quanto riguarda la mia associazione Everything is Possible, all'interno dell'associazione vi sono delle persone che sono assunte regolarmente e vi sono appunto dei volontari, e non è facile capire, come vi ho già detto, chi è volontario e chi no. Molto spesso quello che accade per quelli che non hanno una qualifica in questo settore è che si inizia come volontari, quindi partendo dal basso, poi pian piano si fanno dei progressi all'interno di queste associazioni e si decide quindi che questa è la carriera che si vuole svolgere nella propria vita e appunto si inizia a guadagnare proprio in questo settore. Se abbiamo finito con le domande, ci sarebbe la possibilità di fare una pausa prima di iniziare col nuovo argomento, magari se volete. Mm-hmm.
for starting within the topic.